ratificato l'accordo di Parigi sul clima, le energie rinnovabili al centro del dibattito pubblico. In Puglia arriva la Rainbow Warrior di Greenpeace per informare i cittadini sui rischi e pericoli. È entrato in vigore il limite di 50 km orari per i treni regionali, ma i pendolari sono su tutte le furie. Inaugurata a Bari la World Press Photo, la mostra internazionale di fotogiornalismo. Buongiorno e bentornati con informazioni di Mediterranean News. Pochi giorni fa il Parlamento europeo ha ratificato, dopo 20 anni di trattative, l'accordo di Parigi sulla salvaguardia del clima e sulla conversione ecologica delle economie globali. Il risparmio energetico e l'attenzione verso le energie rinnovabili sono sempre più attuali e incalzanti. I servizi di Graziana Capurso, Vincenzo Murgolo e Anna Rita Moruso. Sentiamo tanto parlare di green economy, di risparmio energetico e di fonti rinnovabili, ma quanto ne sappiamo davvero? C'è chi di energie rinnovabili se ne intende. L'energia prodotta grazie, che so, alle pale eoliche oppure a qualche altra fonte di energia, appunto, che non va a fare uno spreco, diciamo. E chi invece? Ma lei cosa pensa della green economy? No, conosco, non me la faccio sapere questa domanda perché mi viene nuova la parola. No, nulla. Ignorante in campo. Energie rinnovabili? Zero proprio. E non sai come risparmiare? Proprio. E sa che cos'è la green economy? No. Nulla. No. E le energie rinnovabili? Neanche, no, so, volentieri. E alla domanda, cosa fate per risparmiare energia? Le risposte sono sempre le stesse. Faccio il bucato la sera dopo le 7. Io non cucino. Cerco di non tenere sempre le luci accese anche quando non servono. E ho educato anche i figli a questo. Non utilizza gli elettrodomestici nella notte per evitare di... No, la mattina, cioè, le cose, no. Utilizzo la maggior parte delle volte le fasce più basse. Insomma, a Bari, a parte i piccoli accorgimenti domestici delle casalinghe, concretamente si fa davvero poco per rendere il pianeta più ecosostenibile. A distanza di un anno dal vertice delle Nazioni Unite e dall'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'Italia sembra non aver preso alcuna misura per rispettare i 17 obiettivi prefissati dall'ONU. Il 28 settembre, da poco passato, l'economista Enrico Giovannini, deputato, ha presentato il rapporto ASVIS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, alla Camera. Una relazione che ha mostrato a che punto è lo stivale rispetto al resto dell'Europa. L'Italia è ancora molto lontana dal percorso di sostenibilità delineato dall'Agenda 2030 e dagli impegni sottoscritti dall'ONU un anno fa, si legge dal rapporto. L'obiettivo 2030 è quello di trasformare il mondo per renderlo più sostenibile attraverso un'educazione inclusiva e paritaria per tutti, attraverso il sostegno delle infrastrutture e innovazione, attraverso lo sviluppo dell'energia sostenibile e tanto altro. Benché le regioni italiane abbiano ben sviluppato il concetto di sostenibilità, non è ancora abbastanza su scala europea. Secondo i dati del 2015 del gestore dei servizi energetici, la Lombardia si è aggiudicata il primato assoluto per il consumo di energia da fonti rinnovabili. In particolare è leader nelle fonti idriche e delle biomasse solide e rifiuti. La Toscana è prima nelle energie geotermiche, mentre la nostra Puglia è medaglia d'oro per quella eolica e solare, aggiudicandosi inoltre il record per l'installazione di fotovoltaici. Rimaniamo in tema e sentiamo cosa ne pensa l'esperto. Tommaso Felicetti ha intervistato l'architetto Mattia Antonio Acito. Sentiamo. Le nuove tecnologie, quindi pannelli solari, eolico, mini-eolico, nei centri storici o comunque nelle città è quasi impossibile realizzarli. Come risolvere questo problema? Tutte le città italiane hanno un cuore storico. Quindi parliamo dell'Italia. E quindi il tema della compatibilità estetico-ambientale di tutto ciò che serve per produrre energia esiste. Allora, intanto noi dobbiamo fare tesoro della capacità dei nostri nonni di saper vivere a consumo energetico zero o molto vicino allo zero. Costruire le grandi finestre a nord e le piccole finestre a sud, far entrare più sole o meno sole, oppure spessorare le pareti per avere un isolamento invernale e estivo opportuno al troppo caldo o al troppo freddo, oppure spessorare i tetti o ventilare la superficie dei tetti per far circolare l'aria. Parlare di consumo energetico zero deve partire da considerazioni che sono legate alla nostra storia,
al nostro passato. Le case prima erano costruite con attenzione, oggi sono costruite con attenzione solo agli aspetti economici. Una sorta di ritorno al passato per pensare al futuro. Una sorta di studio del passato per pensare al futuro. Io salterei il presente. Il presente è distruttivo, è stato distruttivo sotto tanti punti di vista. Abbiamo consumato pensando che le risorse fossero infinite. Abbiamo fatto un'architettura attenta solo alla redditività economica delle case. Abbiamo delegato all'estetica dicendo ma tanto ci sono i centri storici, possiamo fare delle schifezze in periferia. Dobbiamo capire che il mondo è uno, che già sta consumando di più di quello che produce e che andando di questo passo non ce la faremo più, semplicemente finirà la benzina, come si dice. Intanto è partito da Monopoli il tour italiano della Rainbow Warrior, la nave ammiraglia di Greenpeace, per informare i cittadini sulle potenzialità delle energie rinnovabili e per chiedere al governo un intervento reale a favore del clima. La nave, nei prossimi giorni, visiterà anche Catania e Lampedusa, dove donerà al comune un impianto fotovoltaico di 30.000 euro acquistato grazie a contributi volontari. Sentiamo il direttore delle campagne di Greenpeace Italia, Alessandro Giannini. Le energie rinnovabili sono, come dire, una scelta obbligata perché noi abbiamo davanti la prospettiva di un cambiamento climatico che purtroppo è già qui e, come dire, più tardi lo affronteremo e più severamente pagheremo questo ritardo. Diciamo, fino a qualche anno fa in Italia si inauguravano tipo 150.000 impianti rinnovabili in un anno, il primo anno del governo Renzi eravamo a poco più di 700. Quindi è un crollo clamoroso che vuol dire anche un crollo di investimenti. Ovviamente ci sarà bisogno di investire, però c'è molto più da guadagnare investendo in rinnovabili che non rimanendo così come siamo. Tra l'altro ne guadagnerebbe anche la salute di tutti quanti perché migliorerebbe la qualità dell'aria. Adesso ci colleghiamo con il primo municipio di Bari, dove Bianca Chiriatti sta seguendo la presentazione alla cittadinanza del progetto definitivo del parco che nascerà sull'area dell'ex gasometro. A te Bianca. Sì, grazie. Subito una precisazione. Quello che è stato appena presentato qui nella sede del primo municipio di Bari è il progetto preliminare del parco dell'area che sorgerà nell'area dell'ex gasometro del quartiere Libertà di Bari. E come ha ricordato l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso, è un progetto che è ancora suscettibile a eventuali modifiche prima di diventare definitivo e poi esecutivo. Era qui presente, ancora qui presente, l'ingegner Fabrizio Cuccovillo, progettista, che ha mostrato alla consulta ambiente e al pubblico intervenuto qui in assemblea il progetto appunto del parco, che nasce con l'idea di essere polifunzionale. Al suo interno conterrà una pista ciclabile, una zona di parkour, tante zone per gli sportivi, una zona relax e tanta vegetazione. Qualche polemica è sorta soprattutto dai residenti del quartiere Libertà per eventuali rumori che potrebbero venire dal parco. Noi comunque siamo andati nel quartiere Libertà appunto a chiedere ai cittadini cosa ne pensano di questo parco che sorgerà nell'area dell'ex gasometro. Il verde è sempre importante per un quartiere poi popolare come questo, perché la bonifica poi necessita di un po' di verde per ossigenare la città. Manca il verde qui in zona, che non c'è giardino, perché il giardino più vicino è alla Pineta lì a San Francesco. Sarà una cosa buona. Un polmone di verde in questo quartiere che è carente proprio di verde, una struttura dove gli anziani, i ragazzi, gli adulti possono anche vivere dei momenti così di spensieratezza, di tranquillità all'interno di questo parco è una cosa molto positiva. Basta con i parcheggi, lo smog è assai in questo quartiere. Questo deve essere tutto parco. Prima di tutto chiedo al sindaco custodito un'apertura dalle 7 la mattina alle 9, perché se no facciamo ricovero di drogati, di qualche prostituta. Soltanto il sindaco si desse da fare, non da stare anni e anni. Per noi, poi a me neanche anziani, prendiamo un po' di aria pura, perché facciamoci alla finestra, vedendo il giardino si sente uno anche più libero per l'aria, è giusto? È questo che noi vogliamo, che sia Bari, che sia bellissima. Cambiamo argomento. Da pochi giorni è entrato in vigore il limite di 50 km orari per i treni regionali. La vita dei pendolari è sempre più in ritardo. Sentiamo Luca Losito. Hasta luego. Hasta luego. Un'odissea. Viaggiare con ferrotranviaria sulla Bari-Barletta è diventato faticosissimo. Cioè, solo disagio, cosa si può dire? Sì, disagio. Partendo dal capoluogo, si va in treno sino a Ruvo. Lì poi i passeggeri scendono per prendere il bus sostitutivo che ferma nelle tre stazioni native.
accorato Andrea Barletta. Al capolinea, se tutto va bene, ci si arriva su per giù dopo 2 ore e mezza. Stessa cosa percorso inverso. E pensare che prima della strage del 12 luglio ci si impiegava un'ora. Tutti i pendolari arrivano in ritardo, e i treni sono super affollati, tutti quelli che viaggiano insomma sono costretti ad alzarsi molto presto la mattina. I tempi di percorrenza quindi sono più che raddoppiati, e tra ritardi mal comunicati, treni soppressi e bus imbottigliati, indovinare l'ora d'arrivo alla meta diventa un'utopia. Ad aggravare la situazione, poi, si è aggiunto il limite di 50 km all'ora imposto dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria ai gestori che non hanno reti dotate di SCMT, il sistema di controllo della marcia del treno. Non si può andare avanti così, perché comunque io parlo per me che vado a scuola, mi piace arrivare tardi, però vedo le persone che devono andare a lavoro, arrivano tardi. Mettetevi nei panni di una persona che deve fare un esame per le 9. A che ora si dovrebbe svegliare questa persona? Alla fine non ci sono neanche parole per descrivere quello che sta succedendo, i tempi e tutto il resto. Non è stato avvisato proprio nessuno, in nessuna maniera. Insomma, finché stabilire l'arrivo a destinazione resterà una chimera, bisognerà ripiegare su un banalissimo addopo. Hasta luego! Hasta luego! ...150 scatti per la World Press Photo. È tornata a Bari la mostra internazionale dedicata al fotogiornalismo, il servizio di Maila Daniela Tritto. Il giro del mondo in 150 scatti raccontano lo sguardo e gli istanti di vita vissuta. È la World Press Photo, la mostra dedicata al fotogiornalismo internazionale, che anche quest'anno fa tappa a Bari. Allestita nello spazio Murat e organizzata da Cime, Culture e Identità nel Mediterraneo, con il contributo della Regione Puglia e del Comune di Bari. È davvero una fotografia sull'attualità contemporanea del nostro pianeta, in particolar modo sull'attualità dello scorso anno, del 2015, perché World Press Photo è un concorso che raccoglie tutti gli scatti dell'anno precedente e poi nell'anno seguente, in questo caso il 2016, appunto vengono collezionati in questa mostra che gira appunto tutto il mondo. Si rispondono in maniera massiccia, soprattutto anche con grande pacatezza, con grande interesse proprio per il valore culturale contenutistico di questa mostra, e questo diciamo noi lo apprezziamo. Il contrasto di un lungo filo spinato e qualche fiore quella accompagna la foto vincitrice dell'edizione 2016, Hope for a New Life, speranza di una nuova vita, del fotoreporter australiano Warren Richardson. Quest'anno World Press Photo, come ogni anno, abbiamo cercato di caratterizzarla con un allestimento che potesse diciamo sottolineare determinati aspetti, e quest'anno abbiamo seguito un po' la foto vincitrice, che è World Press Photo of the Year, che è quella di Warren Richardson. Ricordiamo che World Press Photo è un concorso internazionale che si svolge ogni anno, a cui partecipano migliaia di fotoreporter professionisti con circa 100.000 scatti. Di questi 100.000 scatti vengono premiati soltanto 150. Queste 150 sono divise ovviamente in diverse categorie, da sport, news, vita quotidiana, eccetera, eccetera. Sono scatti che descrivono la realtà, alcuni in bianco e nero, altri a colori, già pubblicati su riviste prestigiose come Le Monde o Times. E adesso la rassegna stampa settimanale, in studio Paolo Cocuroccia. Ben ritrovati con la rassegna stampa settimanale, andiamo a vedere le notizie sui giornali. Partiamo col referendum ungherese. Il Corriere della Sera titola Ungheria stop a Orban, l'affluenza è stata del 43%, e ovviamente voto nullo sui migranti, più del 90% per la linea dura, quindi fuori da Bruxelles, però è stato un autogol perché non ha raggiunto il quorum. Si passa a Repubblica, il tanto atteso confronto tra Zagrebelsky e Renzi, vinto secondo Scalfari da Renzi. E l'approfondimento di Epolis, un sì tutto da ridere, quindi vediamo che polemicamente insomma Benigni si schiera apertamente insomma sul sì. E passiamo al titolo del Corriere su il nuovo caso giudiziario a Roma, l'assessore della Raggi indagata
come imputato a Mafia Capitale. E poi chiudiamo perché è il 25esimo anniversario dall'uscita di Nevermind dei Nirvana e Saviano fa un articolo dove ricorda quanto è stato importante questo album dei Nirvana per i giovani in quel periodo. Per la rassegna stampa è tutto, linea Davide Impicciatore. E con la rassegna stampa vi ringraziamo e vi diamo appuntamento per la prossima settimana. Buona giornata.